Paola Barale sul tradimento di Razdigan: ho perdonato, ma lui ci era ricascato. Dietro la sua immagine di donna forte si nasconde una storia sentimentale complessa e dolorosa con Razdigan. Negli anni 90, Paola Barale è stata la regina della televisione italiana, un'icona di stile e femminilità. Dalla sua somiglianza con Madonna, che le ha aperto le porte del successo, alla carriera televisiva accanto a Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo, Paola ha sempre saputo reinventarsi. Ma dietro l'immagine della donna forte e indipendente, si cela un passato sentimentale complesso, segnato da un amore travolgente e allo stesso tempo doloroso con Razdigan. Un amore che ha lasciato cicatrici profonde che ha spinto Paola a riconsiderare molte delle sue certezze. Paola Barale sul tradimento di Razdigan: ho perdonato, ma lui ci era ricascato. Paola Barale ha sempre vissuto le sue relazioni con intensità e passione, ma la storia con Razdigan ha segnato un capitolo particolarmente significativo della sua vita. Conosciuto per il suo fascino selvaggio e la sua bellezza esotica, Raz è stato per anni il grande amore di Paola. Insieme, hanno vissuto avventure indimenticabili, viaggiando per il mondo e condividendo momenti di profonda intimità. Tuttavia, anche le storie d'amore più belle possono nascondere ombre, e quella tra Paola Barale e Razdigan non è stata un'eccezione. Nel corso della loro relazione, infatti, Paola ha dovuto affrontare un duro colpo, il tradimento. Mi è successo di perdonare, ha confessato Paola, rivelando un lato umano e vulnerabile che molte persone possono comprendere. Perdona per amore, per la voglia di credere ancora in una storia, ma soprattutto per il desiderio di non lasciare andare ciò che si è costruito insieme. Perdonare un tradimento non è mai facile. Richiede forza, comprensione, e spesso una grande dose di autoanalisi. Paola Barale, con il suo carattere forte e deciso, ha scelto di perdonare Razdigan, cercando di ricostruire quel legame che sembrava così speciale. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la ferita del tradimento era ancora aperta. Il tempo ha dimostrato che la fiducia, una volta infranta, è difficile da ricostruire. Il tradimento, infatti, non è stato un episodio isolato. Ho scoperto che lui ci era ricascato, ha raccontato Paola con una punta di amarezza. Quel secondo tradimento ha segnato la fine definitiva della loro relazione. Paola ha dovuto fare i conti con la realtà, riconoscendo che, per quanto profondo potesse essere il suo amore, non poteva continuare a vivere in una relazione in cui la fiducia era stata tradita più volte. Da quel momento, Paola ha iniziato un percorso di crescita personale, imparando a stare da sola e riscoprendo una nuova felicità nella sua vita da single. La rinascita di Paola Barale, dalla sofferenza alla serenità. Oggi, Paola Barale è una donna nuova. Dopo aver chiuso il capitolo con Razdigan, ha riscoperto se stessa e la sua indipendenza. Essere single, per Paola, non è una condizione da cui fuggire, ma una scelta consapevole e felice. Da single ora sono felice, dichiara con un sorriso che trasmette serenità. Questa nuova fase della sua vita le ha permesso di concentrarsi su ciò che davvero conta per lei, la sua carriera, i suoi amici e, soprattutto, il suo benessere personale.
Paola ha anche trovato il coraggio di parlare apertamente delle sue esperienze, offrendo al suo pubblico uno sguardo autentico e sincero sulla sua vita. Non ha mai avuto paura di mostrarsi vulnerabile, ma allo stesso tempo ha dimostrato una forza interiore invidiabile.